cose. Prossimi atleti, direi di accoglierli con un grande applauso! Vai con la musica! Possiamo accendere le luci in modo che possiamo vedere chi combatterà con noi questa notte per il gala di Muay Thai. Ricordo, in palio c'è il titolo italiano, peso 65 kg. In qualità di consigliere Regione Lombardia, presidente Associazione Culturale Fare Occidente, consegnerà le targhe, quindi premierà per l'ottimo lavoro svolto il presidente della Federazione Italiana Muay Thai, Davide Carlot, e gli istruttori di Brianza Fighting. Quindi inviterei il presidente Davide Carlot a salire anche lui sul ring insieme agli istruttori di Brianza Fighting, Fabio Martino, Pietro La Bianca, Giuseppe Boffa e Maurizio Toma sul ring. Non voglio dare le spalle a voi, io voglio dire innanzitutto grazie per quello che state facendo, grazie per l'ospitalità. Io sono onorato di essere qui questa sera a premiare un gruppo di atleti, un gruppo di uomini e donne che hanno scelto dello sport di farne una ragione di vita e un esempio. Io ho avuto l'opportunità di conoscere di persona Alessio Martino, Carlo, di conoscere Luciano Lombardi, di conoscere chi ha potuto essere anche un esempio e chi ha voluto fare davvero dello sport un significato e un simbolo, ma proprio nel vero senso della parola, come dicevo prima. Voi avete una grande missione, lasciatemelo dire, e io ho da imparare da questa missione. Avete la missione di trasmettere dei valori, lo state facendo al 101%, il valore della sana competitività, il valore della lealtà, il valore di quando si scende in campo, si sale sul ring e in un combattimento non si ha il timore di un avversario, si ha il rispetto di un avversario. E tutto questo fa di voi una grande comunità sportiva e una grande fratellanza, e che dell'atleta ne fa un esempio. E vi faccio un invito. Io faccio un invito a tutti gli atleti che sono qui e a quelli che ho visto combattere prima. Di solito tutti noi prendiamo come esempio un grande uomo o una grande donna che nella nostra vita ci ha dato, ci ha insegnato, e la vogliamo sempre ricordare. Guardate che la vostra missione di campioni è quella, prima di tutto, che un domani voi sarete l'esempio per qualcuno e vi seguirà per quello che avete fatto e per quello che avete trasmesso a lui e alle generazioni che sono venute dopo. Complimenti a tutti e scusate per la lunghezza. Grazie. Ufficialmente la targa a Davide Carlot, presidente Federazione Italiana Muay Thai. La seconda targa per i nostri istruttori di Brianza Fighting, vi ricordo Fabio Martino, Pietro La Bianca, Giuseppe Boffa e Maurizio Toma.
categoria 65 kg, all'angolo rosso, Alessio Martino! Muay Thai italiana, categoria 65 kg, si combatte per il titolo. Ragazzi, sono autorizzate le gomitate, naturalmente queste sono come rasoi per cui tagliano. Allora, per intervento medico, perché è il medico che prende queste decisioni, ok, vince angolo blu. Cosa vuoi dire per come è finita questa serata? Mi spiace non aver portato il titolo a casa, è stata comunque una bella gara, breve ma intensa. Purtroppo rischi del mestiere quando si fa un match di Muay Thai con i gomiti, si sono sicuramente taglienti come colpi, infatti è stato un colpo che a detta del medico ha comportato l'arresto per ferita, e decisione alla quale non si può obiettare visto che ne va della responsabilità della decisione medica. Mi piace non aver sparato tutte le cartucce, ci saranno sicuramente altre occasioni per regalare al pubblico della Brianza delle nuove emozioni su ring. Insomma, sei rimasto un po' deluso? La mano in bocca è inevitabile, perché comunque per preparare una gara si portano tanti sacrifici, tanti allenamenti, e sarebbe meglio, sarebbe bello esprimere sempre tutto quello che si ha al meglio delle proprie possibilità. Esatto, il primo taglio che ricevo sul ring è la prima volta che perdo una gara per ferita. Ecco, quando ci vediamo. Spero che sia anche l'ultima. cosa ci puoi dire? Cosa sentiamo di nuovo? Allora, ci sono delle belle manifestazioni in programma, sia sulla piazza di Monza che nell'Interland della Lombardia. Abbiamo dei belli ingaggi anche a livello nazionale, sia come Brianza Fighting che come atleta a livello personale come Alessio Martino. Sarò impegnato già nelle prossime competizioni già da 2 settimane. Spero di recuperare subito questa ferita che non mi procuri dei fastidi negli allenamenti. Abbiamo in riservo per il pubblico monzese due manifestazioni in una location strepitosa che Monza nella Muay Thai non ha ancora mai visto, quindi tenetevi pronti e sulla guardia. Take the beat to the street.